della quarta componente di oggi. Lei è studente all'Istituto Superiore Serafino Riva di Sarnico. Reduce dalla passata edizione, quest'anno vuole riscattarsi e dare il 1000 per 1000. Trismoca Challenge è lieto di presentare Elisa Dossi, 19 anni, di Sarnico. Signore e signori, Elisa Dossi, terza concorrente di oggi. Mi sono sbagliato, non quarta. Bene, quindi chiamiamo anche i nostri giudici. Da Mister Riva di Radio Vera e Radio Bruno. E poi i giudici dicono andiamo a farci un caffè al bar. Non avete abbastanza? E poi la nostra Chiara Corti, seconda giudice sensoriale, giornale di Brescia. E proseguiamo con Maurizio Valli, Bugan Coffee Lab di Bergamo. Quarto giudice sensoriale, Germano Bana, di Vini e Cucina Bresciana, la giuria tecnica. Sergio Barbarisi, BWT Water and More. Andrea Antonelli, di Pulicaf, e capo giuria. Davide Cobelli. Facciamogli un applauso che oggi è anche il suo compleanno. Non diciamo quanti sono gli anni. Elisa, quando sei pronta. Via. Buongiorno a tutti, mi chiamo Elisa Dossi, ho 18 anni e sono una studentessa all'Istituto Serafino Riva di Sarnico. Il protagonista della mia gara di oggi, invece, che sto per presentarvi, si trova in Chicchi di Caffè proprio di fronte a voi. Si chiama Colombia, è una monorigine di caffè tostata il 9 febbraio 2017. Provengono appunto dalla Colombia, ma in particolare dalla regione di Cundinamarca. Le sue bacche, di varietà caturra, vengono raccolte a mano tra i mesi di aprile e giugno, con una tecnica particolare chiamata picking, la quale permette di selezionare solo quelle mature. Inoltre è lavato al 100% e asciugato in silo a una temperatura media di 20 gradi, rendendo possibile poi ottenere un caffè di ottima qualità. Nel frattempo vi ho versato dell'acqua maniva, il cui pH alcalino aiuta a mantenere quello naturale dell'organismo. Non aggredirà troppo i vostri palati durante le degustazioni, poiché è un'acqua leggera, iposodica e dal perfetto equilibrio minerale. Procedo col preparare i miei 4 espressi. Myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and I so got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. My glow. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Take off my clothes. L'espresso che andate a degustare invece ha un corpo medio, una tessitura setosa e un finale persistente con note speziate. Noterete subito un'acidità medio-alta e una media dolcezza, scusate, e una leggera amarezza sul finale. Avrà flavor di frutta esotica e note di confettura di albicocca, inoltre finiranno con altri flavor di cacao e cioccolato fondente. Buona degustazione, procedo col preparare i miei 4 cappuccini.
Majority of my talk this afternoon is going to be centered around talking to the friend within. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager, power to the people. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager, with the ill behavior. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager, power to the people. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager, with the ill behavior. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager, power to the people. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager, with the ill behavior. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager, power to the people. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager, with the ill behavior. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager, power to the people. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager, with the ill behavior. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager, power to the people. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager, with the ill behavior. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager, power to the people. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager, with the ill behavior. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager, power to the people. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager, with the ill behavior. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager, power to the people. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager, with the ill behavior. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager, power to the people. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager, with the ill behavior. Che andrete a degustare invece saranno composti da due parti, la prima dall'espresso che vi ho descritto in precedenza, la seconda invece da un latte denominato Re Cappuccio. Questo latte proviene dalla centrale del latte di Brescia e ha un contenuto di lipidi e proteine nobili maggiore, ciò lo rendono adatto alla preparazione dei cappucci perché conferiscono maggiore corposità. Inoltre il mio cappuccino avrà un perfetto bilanciamento tra espresso e latte, donando flavor di cioccolato al latte e nocciola una delicata nota di burro. Buona degustazione. Buona degustazione. Talking to the friend within. Buona degustazione. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager, power to the people. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager, with the ill behavior. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager, power to the people. Back once again for the Renegade Master, D4 Damager, with the ill behavior. Anche lei. Procedo col preparare le mie quattro bevande.
5 minuti. Invece ho deciso di richiamare i filebur speziati di frutta esotica già presenti nel mio espresso, cercando di esaltarli. Quindi metto all'interno di questi balloon un cubetto di infuso ghiacciato preparato in precedenza, con 140 grammi misti di frutta esotica disidratata come mango, ananas, frutto del drago e alchekenji, che potete trovare anche di fronte a voi nei piattini. Scusate, in 200 ml d'acqua. Dopodiché ho deciso di farli leggermente sciogliere versandoci sopra l'ingrediente principale della mia bevanda, ovvero il mio espresso, il quale conferirà anche dell'acidità. Dopodiché, per contrastarla e bilanciarla, ho deciso di aggiungere anche 2 centilitri di succo di pesca, che daranno anche una leggera dolcezza. Tre minuti. Come ultimo tocco, 4 gocce di estratto di zenzero daranno un incredibile profumo speziato alla mia bevanda, oltre che a una freschezza. Vi chiedo come prima cosa di roteare il mio bicchiere leggermente per farvi sorprendere dalla sua aromaticità, solo dopo di procedere alla sua degustazione. Verrete invasi da flavor dolci di frutta esotica, ai quali seguirà il flavor di pesca. Solo alla fine riuscirete a sentire lo zenzero, ovvero dopo qualche secondo, che lascerà il palato fresco e deciso con un flavor speziato. Buona degustazione. Un minuto. Trenta secondi. Vi ringrazio ancora per la vostra attenzione. Time. E facciamo un grande applauso alla nostra Elisa Dossi.
studentessa dell'Istituto Serafino Riva di Sarnico. Sì, esatto. Brava, brava Elisa. Grazie.